Al via un nuovo appuntamento con la rubrica Lo chiedo al dottore. Noi ci ritroviamo ancora una volta all'interno della clinica di Stefano Velona di Catania, che si trova in centro, ve lo ricordiamo, in Piazza Roma, e siamo in compagnia col dottor Edoardo Stagni, un oculista. Con lui abbiamo già parlato nelle precedenti puntate, grazie anche alle vostre domande che sono arrivate al nostro indirizzo mail sestaora@sestarete.com di degenerazione maculare. Ma quest'oggi, dottore, abbiamo un quesito sicuramente interessante, un po' diverso da quello che è il linguaggio comune delle conoscenze che riguardano gli occhi. C'è Marta da Pedara che ci chiede: ho sentito parlare di cross-linking, di cosa si tratta? Desidera sapere. Sì, il cross-linking è una tecnica per curare il cheratocono. Il cheratocono è una malattia geneticamente determinata della cornea, la parte trasparente dell'occhio, che è importantissima per la vista di ognuno di noi. Nel cheratocono le cellule che formano la cornea non si legano bene l'una all'altro, cioè l'architettura della cornea è alterata, è più debole, e tende quindi ad andare verso fuori formando appunto un cono, cheratocono. Questo provoca un astigmatismo cosiddetto irregolare, cioè non più correggibile con occhiali o lenti a contatto, e tende ad evolvere lungo tutto l'arco della vita. Il problema qual è? È che è una malattia a forte impatto sociale, perché oltre ad avere tanti ammalati ogni anno, centinaia di migliaia in Italia, colpisce a partire dagli 8-10 anni di vita, e fino a 10 anni fa circa l'unica soluzione era incrociare le dita che questa malattia non diventasse talmente grave da dover fare il trapianto di cornea, perché il trapianto di cornea spesso si faceva tra i 35 e i 45 anni di vita, quindi con almeno altri 40 anni di vita davanti, attiva. E il trapianto di cornea non è una tecnica chirurgica facile, la vista dopo è brutta. Ecco, il trapianto in età avanzata non è consigliabile quindi oggigiorno? No, il trapianto in età avanzata è comunque consigliabile, attenzione, però si mettono punti di sutura tutto intorno alla cornea, vanno tenuti per almeno un anno, con rischi di infezioni, comunque di irritazione dell'occhio. Di solito rimane un astigmatismo abbastanza alto e quindi la qualità della vista comunque non è buona. E invece con il cross-linking si mette, diciamo, in prima linea quella che è l'esperienza del dottore, perché forse rileva un po' quella che è una caratteristica dell'occhio, della cornea in questo caso? Sì, una volta fatta diagnosi di cheratocono e avendo visto che il cheratocono è evolutivo, al giorno d'oggi possiamo salvare la cornea e quindi la vista del paziente sottoponendolo all'intervento di cross-linking. L'intervento di cross-linking è facile, non c'è bisogno di sala operatoria, ne esistono due tipi. Uno, il primo nato, che si conosce da almeno 10 anni, è detto con disepitelizzazione, cioè con un ferruzzo tipo questo l'oculista semplicemente toglie lo strato più superficiale della cornea. Dopodiché il paziente sdraiato comodamente, tramite una specie di collirio a base di vitamina B2 giallo, viene imbibita la cornea, che quindi si riempie di questo collirio. L'ultimo step di questo trattamento è sottoporre la cornea a una radiazione ultravioletta specifica che attiva questa vitamina B2, che nell'arco dei mesi successivi farà diventare più dura la cornea e quindi bloccherà o quantomeno rallenterà l'evoluzione del cheratocono, salvando la vista del paziente. Questo è un intervento che si può fare in ambulatorio, per così dire, o comunque dall'oculista? Dunque, la prima tecnica, questa che ho spiegato, con disepitelizzazione, va fatta in una, non proprio magari sala operatoria, però almeno in una stanza dove si fa di solito il laser per la miopia, quindi un po' più pulita di un ambulatorio normale. L'altra tecnica più nuova, il cross-linking transepiteliale, invece è ancora più semplice, perché non creando la disepitelizzazione ma mettendo questa sostanza lievemente modificata, la vitamina B2, all'interno della cornea che entra senza toccare la cornea, non si provoca dolore, non si hanno rischi di infezione e di conseguenza per il paziente non è necessaria neanche la sterilità, quindi anche in un ambulatorio è possibile effettuarla. Per il resto la tecnica è uguale. Forse questo è il primo passo, il passo che si trova appunto qualche metro prima rispetto al laser o rispetto appunto al trapianto, quindi? Sicuramente è un passo che si trova molto prima del trapianto di cornea, perché se il cheratocono viene diagnosticato per tempo, e qui è importante, anche se uno non ha sintomi, fare almeno una visita. Ecco, la prevenzione, lo ricordiamo. La prevenzione. Una volta che si scopre il cheratocono,
se si agisce subito con il crosslinking si scongiura il rischio di dover fare il trapianto di cornea. Grazie ancora una volta al dottor Edoardo Stagni per queste indicazioni, per queste risposte a voi direttamente telespettatori che vediamo sono abbastanza preparati, purtroppo o per fortuna anche sugli argomenti. Vi ricordo come sempre la nostra mail sestaora@sestarete.com. L'appuntamento con lo chiedo al dottore torna puntuale nella prossima puntata.